Il progetto Stargate è nato negli anni 70 del secolo scorso e si basava su precedenti ricerche di fenomeni psichici condotte presso l'American Society for Psychical Research e l'Istituto di Ricerca di Stanford, supportate da analoghe ricerche condotte dall'esercito russo durante gli anni della Grande Guerra Fredda. Il progetto era fondamentalmente basato sull'investigazione del potenziale della visione remota, ovvero la presunta capacità di vedere dati fisici e di acquisire informazioni a grandi distanze, oltre che sulla precognizione, ovvero la capacità di vedere il futuro, e sulla telecinesi, cioè la presunta capacità di manipolare fisicamente gli oggetti usando la mente. Alcuni di questi esperimenti coinvolsero Uri Geller, che fu condotto all'Istituto di Ricerca di Stanford nell'agosto del 1973, restando per ben 8 giorni a disposizione di esperti che attraverso specifici test avrebbero dovuto certificarne le presunte abilità paranormali. Gli scienziati infatti sceglievano delle parole a caso e ne facevano disegni, mentre Geller si trovava in una stanza isolata e doveva cercare di descriverne a quali immagini quelle parole si riferissero. In questo particular case, neither Geller nor the experimenter had knowledge of what the target was. This is a double-blind experiment. E tra i primi a certificare i poteri di Uri Geller fu il dottor Christopher Green, fino al 2013 professore di radiologia diagnostica e di psichiatria al Detroit Medical Center, oltre che assistente alla più grande scuola di medicina degli Stati Uniti d'America, dopo aver vissuto in prima persona alcuni dei test sostenuti da Geller. Egli rimase talmente sbalordito al punto da autorizzare addirittura un programma, pensate, da ben 20 milioni di dollari sulla visione a distanza. Stava nascendo così il primo nucleo del progetto Stargate. Green fu più volte contattato nel corso degli anni 70 dagli Stati Uniti per il caso di un ragazzo che mostrava addirittura la capacità di alterare a suo piacimento con il solo pensiero strumenti elettronici sofisticati, oltre a mostrare anche la capacità di vedere a distanza. Fu così che il dottor Green, nel corso di una telefonata per mettere il giovane alla prova, gli chiese di riferirgli l'immagine che in quell'istante stesse guardando su di una raccolta di illustrazioni mediche del sistema nervoso, e il giovane, senza esitazione, all'impronta disse che si trattava di un piatto di uova strapazzate e aggiunse persino che riusciva a leggere la visibilità di una parola. Si trattava della parola architettura. Il dottore non riuscì a spiegarsi come ciò fosse stato possibile. La pagina che in quel momento egli stava fissando realmente mostrava l'illustrazione di una sezione trasversale del cervello umano, in cima alla quale era annotata l'espressione architettura di un'infezione virale.
ancora nel 1979 uno dei sensitivi che stava lavorando al progetto Stargate riferì di poter dire che un cittadino statunitense, allora tenuto in ostaggio in Iran da un gruppo di militanti islamici, stesse soffrendo di nausea e avesse dei dolori ad un lato del corpo e infine che di lì a diversi giorni si sarebbe addirittura imbarcato su di un aereo. Ebbene, l'ostaggio americano Richard Quinn fu rilasciato 3 settimane successive a quell'evento, cioè dopo la previsione, e si appurò che davvero soffrisse di sclerosi multipla e che avesse colpito i nervi lungo un solo lato del suo corpo. Infine, un altro sensitivo, Paul Smith, avrebbe addirittura avuto una sessione di visione remota attraverso la quale, secondo quanto riferito, sarebbero stati previsti alcuni dettagli riguardanti l'attacco del 17 maggio del 1987 alla fregata USS Stark, addirittura 3 giorni prima dell'accaduto. Solo nel 1995, dopo che il progetto Stargate fu divulgato al pubblico, la rivista Time dichiarò che i 3 sensitivi fossero ancora impiegati in quel progetto a Fort Meade, nel Maryland. Questo è il dossier dello Stargate Project declassificato dalla CIA e che interviene su oltre le vicende di un quarto di secolo, avvolgendole totalmente nel mistero dal 1970 al 1995. Questi e tanti altri misteri che tratteremo nel corso di X-Folder, ma aspettiamo anche le vostre proposte. Mi raccomando, segnalatecele nei commenti al video.